la super sfida di Cardiff per il trono europeo, per il trionfo in Champions League contro il Real Madrid. Partita attesissima, partita titanica, una Juventus che la affronterà con chance e consapevolezza e forza diverse rispetto alla sfida di Berlino col Barcellona di 2 anni fa. Sei d'accordo, Alberto? No, sono pienamente d'accordo, ma questa Juventus ha acquisito in questi anni una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e penso e spero che riesca a competere ad altissimi livelli con Real. Questa forza difensiva che ha mostrato anche questa sera è una grande garanzia in una finale, in una partita decisiva come quella di Cardiff. La Juventus che ha avuto ragione grazie a un super primo tempo della Lazio, una Lazio che Inzaghi ha saputo migliorare, Simone Inzaghi, di ben 19 punti dopo lo stesso numero di giornate rispetto allo scorso campionato, peraltro quando Simone Inzaghi subentrò nel segmento finale. Si preparano i giocatori della Juventus al trionfo, la Coppa Italia che sta per essere sollevata. Anche Allegri a sinistra nell'inquadratura prende parte alla festa e vuole figurare nella foto. Ora scende, c'è l'abbraccio con Buffon. La Juventus trionfa per la 12ª volta nella Coppa Italia e per la 3ª consecutiva, nuovo record assoluto e primo trofeo stagionale per i campioni d'Italia che hanno perso ai rigori la sfida di Supercoppa con il Milan a Doha. Un'affermazione meritata, ma prevalendo su un avversario che ha dato tutto quello che aveva, soprattutto nel secondo tempo. Dunque Juventus che alza la coppa. Mi piace sottolineare che c'è stato un solo cartellino giallo in questa finale. Non capita spesso in gara unica quando c'è un trofeo in palio. C'è stata sì qualche scintilla, ma insomma diciamo che era il minimo sindacale, no? Visto l'importanza della gara. Ma anche no, c'è stata correttezza, qualcuno ha richiamato qualche fallo, ma in realtà non c'era bisogno di altri cartellini. Tagliamento è stato bravo a gestirla, è partito tranquillo, non ha scaldato gli animi, non ha contribuito a scaldare gli animi e la partita è terminata in modo sereno. Grazie Alberto Zaccheroni per il commento tecnico, a Stefano Mattei e Alessandro Antinelli per il lavoro a bordo campo, a tutti voi per l'attenzione concessa a questa telecronaca. Ed ora la linea a Simona Rolandi con Mario Sconcerti. Sì, grazie.